Ciao. È più forte di me. Quel coso lì? Si chiama eBillo. Ed è praticamente il contenitore per queste telecamere qua. Così è più carino. Magari se dobbiamo guardare un bambino, no? Queste sono brutte. O quello più simpatico. Eccolo qua. E poi, lo vediamo qui. Eccoli qua. Bene, passiamo al processo costruttivo. Allora, ritaglio ricavato dalla sedia N2. Video qui sotto, eccolo qua, un ritaglio, lo recuperiamo. Anche questo è un ritaglio sempre della stessa sedia, no? Ne ho due di cerchi, penso che utilizzerò. Questo è troppo bello, ci farà qualcosa di buono. Questo invece è un po' più brutto. Uso questo, mi sembra un po' eccessivo, non trovate? Ah, o le cose sono due, o lo facciamo ciclope o lo facciamo, io penso invece lo faremo ciclope sto giro, quindi occhio qui in mezzo, colorato di verde ovviamente a sto punto, con una bocca qua, così vediamo se riesco a farne un po' meglio un altro pennarello, che magari questo dovrebbe essere buono, vediamo un po', sì, questo è buono. Ecco qua, perché è una specie di mostro, no? Guastafurto. E qui abbiamo il nostro. Al limite poi qui sopra ci mettiamo dei tipo dei capelletti. Prima di tutto, quanto è largo questo qui? Vediamo un po'. Chi ci vede? Voi ci vedete, io no. Occhiali da presbite. Vediamo un po'. 4,2 42 mm, 4,2 cm. Vediamo un po'. Sega tazza. Allora. Montino di sega a tazza, vediamo un po', questa no, forse questa troppo grossa, però un attimo, troppo grossa non è detto, che bisogna prima di tutto levare questa qui dentro, bestemmiando in 5 lingue, non si può bestemmiare, non si può, poi isolate, non posso bestemmiare. Allora mettiamo un po' qui, vediamo un po', zac, se con questa forse ci siamo, anche perché poi questa tende ad allargare un po' e poi c'è due clip, quindi va bene questo. Eccola qua. Quando si fanno i buchi con la sega a tazza, alle volte conviene girare e ricominciare dall'altra parte, anche se poi ci sarà un disallineamento tra i due buchi, non saranno mai uguali, però alle volte, per non provocare la slabbratura, si può dire slabbratura, ecco, questo adesso sarà a 26.000 gradi. Ecco qua, di ritorno. Prima di ricominciare devo mettere a posto però qui il mio supporto con la mia pseudo GoPro,
una Pro Go batteria scarica. Questo è il supporto che costruì un paio d'anni fa, c'è anche il video in descrizione pure questo, ma non è un granché efficiente, però per fare le riprese dall'alto va bene e lo migliorerò comunque. Adesso, nell'attesa che si carica la GoPro, preparo un po' di idee nel cervello. Però stavo pensando che forse non è proprio il caso di fare un ovale, bensì due piedini. Perché? Perché qui farò un'ansetta, una piccola ansa, tipo così. Eccola qua. Tagliando qui, e qui metterò due pseudopiedi. Ecco qua, fatti i piedini, una carteggiatina preventiva intorno, manca ancora la bocca, fatti i due piedini e fatti i capelletti, questi andranno messi qui. Incollati e poi li carteggiati. Vanno carteggiati qua. Bene, eccoli qua, i capelletti. E anche per oggi, boccato. Sono arrivato all'ora di pranzo e via. Cioè, non vi saluto perché il video deve andare avanti. È che io ho le interruzioni tra una fase del video e l'altra. Doing it.
What up, Don? Done. Scriverà al canale, no? E no, da di tutto.